Cari amiche, cari amici, questa sera abbiamo un video natalizio. Era nelle mie intenzioni fare un video semplicemente per augurare un buon Natale. Avevo scelto questa colonna sonora, ma nei giorni scorsi uno dei miei iscritti mi ha segnalato un articolo sul quale ho deciso di fare un commento. E ringrazio anche Papa Carlo che mi ha fornito il link, dato che la rivista sulla quale è uscito l'articolo era già arretrata, avrei avuto delle difficoltà nel trovarla. Quindi, grazie alla segnalazione di Davide e al contributo successivo di Papa Carlo, chiaramente un nome in codice, perché c'è sempre di mezzo la privacy. Comunque, il video di oggi è il commento a questo articolo che è apparso sul quotidiano Il Riformista e è un articolo sul quale volevo fare alcune considerazioni e le facciamo con un altro sottofondo musicale, che è questo brano, questo blues rilassante, e sul quale noi possiamo quindi commentare tranquillamente. Non è il rock di prima. Dunque, siccome questo articolo che è apparso anche sul sito del quotidiano è molto ricco di pubblicità, io ho fatto un'operazione di transfer, quindi qui vi faccio vedere l'articolo, lo faccio scorrere e poi lo commento. E volevo anche richiamare l'attenzione, chiaramente poi dopo metterò il link, attenzione a questi altri punti che abbiamo interessanti per degli altri approfondimenti. Non riesco a trattare tutto in questa occasione, però lascio a voi il compito di curiosare, di leggere e di trarre, come sempre, le vostre conclusioni. Io do le mie e quindi ci portiamo sull'articolo che vi leggo. Quindi, quella di Ustica è una storia scritta su pagine bruciate della storia italiana e non è bene parlarne come una questione aperta, perché esiste una sorta, e questa mi piace, questo comitato di vigilantes della menzogna che campano di rendita sulla menzogna e ne hanno fatto, per così dire, un logos, un marchio di fabbrica. Io dico che hanno fatto ben di più, hanno fatto quasi un'industria, un merchandising, si potrebbe dire. Comunque, proseguiamo, mettiamoci nelle braghe dei tempi, o come si dovrebbe dire, contestualizziamo, perché quella di Ustica è una faccenda estremamente divisiva, perché divide chi ha mentito da chi ha detto il vero. In effetti, lo possiamo vedere, abbiamo due partiti, i missili e i bomba. I missili credono di aver ragione, i bomba cercano di far capire che non è stato un missile. Ma la grande maggioranza è stata così ben condizionata da questa, diciamo, da questi vigilantes della menzogna che sono convintissimi che si tratta di un missile. Proseguiamo. Quindi, e perché malgrado le sentenze, e qui parla comunque l'autore dell'articolo che è Paolo Guzzanti, e perché malgrado le sentenze, che rispettiamo e troviamo tuttavia molto obiettabili, per così dire, si tratta ancora di una strage senza autore o con molti autori in circostanze in parte vere, in parte dubbie e per una gran parte figlie di ipotesi che poggiano su altre ipotesi. Queste qui sono tutte le varie fake news che poi, come un passaparola, si modificano nel tempo. Quindi addirittura abbiamo l'aereo che è ammarrato, abbiamo le squadre di incursori, abbiamo di tutto e di più, ultimi anche i post-bruciatori che hanno incendiato la cabina. E voglio anche ricordare che non c'è ancora stato nessun processo riferito alla strage di Ustica, come fatto in se stesso, ma esiste soltanto un fascicolo aperto, che non si saprà quando chi si chiuderà, e qua è stato aperto dopo le segnalazioni, dopo le esternazioni di Cossiga,
quando disse del famoso aereo francese che aveva abbattuto per un errore l'aereo italiano. Ciò che viene taciuto è che in quella strage, così come nella successiva della stazione di Bologna, un mese più tardi, è in perfetta funzione il lodo Moro. Anche se Moro non c'entra, ovviamente, visto che il presidente della DC era già stato eliminato con una delle più sfacciate, mostruose e ben protette operazioni criminali e politiche della nostra triste storia. Ecco, se volete approfondire il perché di queste parole, c'è il libro di Ferdinando Imposimato, dedicato al sequestro Moro, in cui lui racconta, Ferdinando Imposimato è stato un giudice, in cui lui racconta in retroscena, e posso dirvi che c'era già un gruppo di carabinieri delle forze speciali, c'erano anche degli inglesi, esattamente al piano di sopra, di dove era stato tenuto prigioniero Aldo Moro, cioè in via Montalcini, al numero 6, e venne dato ordine di ritirarsi 3-4 giorni prima che poi venisse assassinato. Ecco, se fu un attentato con bomba a bordo, allora gli autori dell'attentato vanno certamente cercati nell'area islamica allora attivissima in Italia, ed era l'area dell'Holp di Yasser Arafat, ma più che altro di un altro leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, il dottor George Habash, peraltro cristiano, e altri membri militari attivi, per esempio nel Fronte Popolare Liberazione Palestina. Allora, qui dice: noi non sappiamo chi mise la bomba, materialmente non lo sappiamo, io potrei avere la mia idea di chi ci sta dietro, sicuramente mi diranno addosso, ma dietro c'è ben chiaro uno Stato, che non è l'America, non è la Francia, non è neanche un missile. Comunque, tutte le informazioni e le prove portano solo nella direzione della bomba, e anche i pubblici ministeri dovettero ammettere che solo l'ipotesi della bomba soddisfaceva tutti gli indizi e le prove. Questa in realtà è una frase tipica delle conclusioni della commissione Misiti. Ma è venuto che per un patto tacito e terribilmente operativo non si dovesse in alcun modo ammettere che l'aereo fosse stato tirato giù con i suoi passeggeri da una bomba come probabile rappresaglia, già annunciata dai gruppi terroristici di allora. La tesi della bomba è stata derisa e criminalizzata, anche perché l'aereo partì in ritardo, e dunque, come potevano i terroristi sapere del ritardo? Potevano, e come? In vari modi. Io non condivido molto quello che adesso viene scritto. Comunque lo leggiamo. Per esempio, azionando un timer che si sarebbe avviato solo al decollo. Questa è già una roba un po' complicata. Oppure con un timer a pressione e altri tipi di innesco perfettamente aggiornati. Tenete sempre conto che è Paolo Guzzanti che scrive. Quindi, nelle cose che ha scritto, ci sono delle inesattezze. Io alcune le ho trovate, le segnalo. Comunque, andiamo avanti. Secondo l'onorevole Zamberletti, che era allora capo della Protezione Civile, invece non era capo della Protezione Civile, lo sarà dopo, era sottosegretario agli esteri, Ustica fu l'avvertimento e Bologna fu la punizione. Molti sono gli indizi, ma nessuno ha voluto indagare in quella direzione. Dunque, se non sono state cercate le prove allora irreperibili, è ovvio che oggi sia impossibile trovarne. E giustissimo questo passaggio. Aggiungo anche che Zamberletti scrisse in merito a questa vicenda del 19 un libro intitolandolo La minaccia e la vendetta, un libro che adesso è diventato introvabile. Ma tutta la vicenda di Ustica sarebbe all'insegna del linciaggio del dissidente. I dissidenti sono quelle persone che hanno resistito al lavaggio mediatico e hanno approfondito la vicenda, non avendo più come riferimento i giornali e anche altri organi mediatici, ma attingendo soprattutto agli atti processuali. Quindi, ma tutta la vicenda di Ustica avvenne all'insegna del linciaggio del dissidente, della diffamazione del diverso parere.
una compattezza sfacciata del pensiero unico e unificato. Colgo quindi l'occasione di questi ricordi cronologici per tentare di spiegare meglio il disastro materiale e morale che passa sotto il nome convenzionale di Ustica. La strage di Ustica del 1980 avvenne quando il 19 della compagnia Etavia, decollato con grande ritardo dall'aeroporto di Bologna, diretto a Palermo, si inabissò per un evento improvviso, una bomba, un missile, un aereo che volava parallelamente a distanza cortissima. Queste erano le ipotesi fatte, allora, noi, le ipotesi sono state tutte bocciate poi dalle varie perizie, è rimasta, come avevamo detto prima, quella della bomba, che però non viene accettata. Comunque, poi qui volevo saltare un po' perché altrimenti mi dilungo troppo. Comunque, io faccio scorrere lentamente in modo che voi, come sempre, con un fermo immagine potete leggere. Qui parla sempre dei francesi, e qui arriviamo alla domanda che quasi tutti si posero: come e perché gli americani hanno abbattuto l'aereo di Ustica? Quindi torniamo un passo indietro. O in seconda battuta, i francesi, che erano molto presenti sullo scenario europeo di quegli anni, con molte azioni segrete dei loro corpi speciali. Qui si sta andando un po', diciamo, nell'ipotetico, anche se in realtà c'è stato un attacco, una missione segreta da parte di un gruppo di incursori francesi che hanno fatto saltare un emittente dissidente che era situata sull'isola d'Elba. Questa è certo. Andiamo avanti. Quindi lui dice, Guzzanti, infine scrisse un libro che per metà è composto da documenti intitolato Ustica, la verità svelata, per l'editore Bietti. Libro ormai fuori commercio, quindi ci sono due libri che sarebbero interessanti da leggere, soprattutto quelli di Zamberletti, ma entrambi sono ormai introvabili, forse in biblioteca si possono trovare. Mi rendo conto che quanto sto per dire non è condiviso dalla maggior parte dei miei concittadini, i quali sono stati, a mio parere, e non solo il suo, intossicati con un'azione crescente, e ne abbiamo testimonianza praticamente tutti gli anni, con le solite trasmissioni, con le solite frasi fatte, i ritornelli e via dicendo. E i cittadini tenuti all'oscuro dei fatti reali. Non mi aspetto quindi di farmi molti nuovi amici raccontando dei fatti che considero molto importanti e totalmente trascurati. Io pure, perché già mi stanno criticando, me ne sto sentendo di tutte, ma non importa. Io lascio stare. Allora, primo fatto, la strage di Ustica avviene un mese prima, 33 giorni, attenzione al 33, perché comunque non è un numero messo lì per caso, ci sono anche delle simbologie, ne abbiamo parlato in un'intervista col professor Pizzi, e anche se lui è molto molto accorto, cioè lui le tratta con le pinze, però a volte ci sono anche delle simbologie, delle date scelte non a caso. Allora, avviene un mese prima di quella di Bologna. Che sia ipotizzabile una relazione, la risposta che dà Guzzanti è ma. Io dico, la risposta è stata scritta da Zamberletti nel libro che abbiamo citato, che ho citato prima. Secondo elemento, che cosa fece di colpo cadere l'aereo che stava placidamente avvicinandosi all'aeroporto di Palermo Punta Raisi? Due le ipotesi più gettonate: il missile o la bomba a bordo. I 19 della compagnia Etavia, caduta a Ustica, avevano una toilette nel centro della fila di sinistra, guardando verso la cabina di pilotaggio, e questo elemento avrà la sua importanza. Questo è sbagliatissimo perché c'era una sola toilette, intanto era sul lato di babordo dell'aereo, quindi dove c'è la lucina verde, lato di destra, e non era al centro. Poi proseguiamo, quanto all'ipotesi del missile, sempre Guzzanti, apprese che i missili aria-aria di quei tempi non colpivano il loro bersaglio come un ago può colpire un palloncino, ma quando i sensori rilevavano una determinata distanza col bersaglio, gli esplodevano in faccia. Allora, dire in faccia,
esplodevano vicino, nelle vicinanze del bersaglio, intorno dai 30, 50, 60 metri, e sparavano questi milioni di frammenti che appunto non polverizzavano il bersaglio, ma creavano danni tali da farlo poi precipitare. A volte anche lo facevano esplodere, ma comunque la polverizzazione, che il termine che lui utilizza, non è proprio che dà l'idea, veniva colpito e danneggiato, talvolta esplodeva subito, comunque si andava, veniva fatto, il pilota poteva essere ucciso da queste schegge, quindi vi lascio immaginare tutto il contesto. Poteva anche essersi disintegrarsi, perché quando è colpito la velocità l'aereo poi si destruttura. Quindi l'aereo di Ustica, che fu ritrovato sui fondali da una compagnia di recuperi sottomarini, qui ce ne sono due di compagnie, una era l'Ifremer francese, poi verrà la Wimpole inglese. C'è qualcuno che dice che l'Ifremer era collegata ai servizi segreti, c'era qualcuno era priore, vero, ma è anche vero che questo genere di operazioni vengono effettuate spesso da società che hanno comunque anche delle partecipazioni statali e degli interessi statali. E non ce ne sono tante che possono effettuare certi tipi di recupero. Allora, dopo lui parla dei pezzi, 5-6 pezzi, grandi pezzi. In realtà i pezzi sono stati molti di più che sono stati recuperati, alcuni anche molto piccoli. Comunque sì, sono stati dei pezzi grossi, tipo il tronco di coda era tutto intero. I lati della fusoliera, il lato di destra, per esempio, con 6 finestrini, era lungo circa 6 metri. Quindi i pezzi sono parecchi, è stato ricomposto tutto, si vede benissimo al museo. Ecco, poi c'è una parte che riguarda questo Guglielmo Lippolis. Io su questa parte non mi soffermerei perché ci sono parecchie cose sulle quali non sono d'accordo. E che, per esempio, quando dice l'Espresso pubblicò in copertina una raccapricciante foto in cui si vedevano tutti questi cadaveri galleggianti legati alla loro poltrona prima di inabissarsi. Eccolo, diciamo che questa non è delle fotografie che ho visto io online, non ci sono tutti questi gruppi di corpi. C'è la famosa fotografia di quel bambino o bambina vestito di bianco che galleggia. Fotografie del genere sono state fatte in Ucraina quando è stato colpito il volo MH17, e in quel caso c'è qualche fotografia che non vi faccio vedere, ce n'è una in particolare con proprio il sedile piantato per terra, perché lì l'aereo è caduto sul suolo, con attaccato ancora la persona seduta, come se fosse lì che dormiva. Non voglio andare in particolari troppo macabri, perché comunque sia non è poi piacevole immaginare queste cose. Quindi qua dice, con l'elenco dei passeggeri e i loro sedili, qui dà un'informazione, e non c'erano i posti, si sa l'elenco dei passeggeri, ma non si sa il posto che occupavano a bordo. Io ho fatto per conto mio una mia ricostruzione, puramente per mio uso, sulla base dei corpi recuperati, di dove potevano essere stati a bordo dell'aereo. Per ora è una pura mia ricostruzione, quindi non voglio portare notizie che poi non hanno una certezza. L'ho fatta per conto mio e ho quantomeno ricostruito come potevano o con chi potevano essere sedute le persone. Questa sì. Allora, torniamo al nostro video, che dovrò a questo punto dividere in due parti, perché la durata di una registrazione è di 21-22 minuti. Ormai siamo arrivati quasi a 20. Quindi proseguiamo con una seconda parte e concludiamo la presentazione di questo articolo di Paolo Guzzanti.